iniziale 80, ecco la colazione ideale, bombolone, cappuccino. Abbiamo calcolato 65 carboidrati, si chiama Manfredonia Lungomare, venuto 6 unità e 25 con la glicemia di partenza, 80, e praticamente, quello qui è scritto 80, praticamente abbiamo calcolato 45 grammi di bombolone, o non ve lo dico per sicuro, forse abbiamo sbagliato, l'ho fatto a occhio, e poi ho calcolato un 20 per il cappuccino, il cappuccino che è arrivato, eccolo qua. Dovrebbe essere 200 ml di latte che sono all'incirca 10 carboidrati e due bustine di zucchero dovrebbero essere 18, magari Ale ne mette 3 e quindi totale 60 carboidrati all'incirca. Mo vediamo quello che, come viene. Ale ha messo già una bustina di zucchero, adesso sta mettendo la seconda bustina di zucchero. Te ne metti due, basta? Due bustine. Allora, secondo me ragazzi, io dovrei aver abbondato un pochettino con l'insulina, perché ho calcolato 65 carboidrati e forse magari saranno 58 o 60, non lo so. Però in questi casi secondo me è meglio abbondare leggermente, tanto con magari una sinima, nel senso che magari fosse abbondante che poi riscende, perché basta poi dopo dargli un biscotto tra mezz'ora. E quindi si risolve il problema. La cosa importante è non darne di meno, perché se ne dai di meno il picco glicemico è inevitabile. Allora tenti di darla giusta, o se sbagli un pochettino di più, comunque in ogni caso si tiene sotto controllo il sensore. Qui siamo interi a controllarlo. Ale c'ha il suo telefono, la mamma pure può controllare, io pure posso controllare. Anzi, abbiamo anche l'iPad, che volendo possiamo controllare anche con l'iPad con Night Scout. Allora, vediamo le glicemie dopo che ha mangiato tutta la cosa. Allora, questo è il telefono di Ale, andiamo a vedere. Eccolo qua, 84 per ora. E ha mangiato tutto, quindi tutta sta botta di zuccheri è salita tutta insieme. Però, se il corpo è ben insulinizzato, anche se mangi qualcosa di dolce, non c'è un picco glicemico pazzesco. Vedete, era equilibrato il corpo, era a 84 equilibrato, quindi era molto simile a come è un corpo sano, 84 stabile, un corpo non diabetico. E quindi, secondo me, quando si parte da situazioni simili a un normoglicemico, la curva della glicemia sarà simile a quella di un normoglicemico. Vediamo se le mie previsioni saranno azzeccate. Io penso che avremo una punta massima intorno ai 145 all'incirca, partendo da 84, mangiando una colazione così zuccherina con due bustine di zucchero, la tazza di latte praticamente che contiene comunque lattosio, che non so, meno zucchero. Un carboidrato almeno 4 grammi ogni 100, in una tazza almeno 200 150-200 ce ne ci sono sono, solo del latte almeno sono 8. 8 più 8 dei zuccheri 4 e 4 8 dei bustine di zucchero siamo a 16 e più la bomba che è un'incognita. Io totale ho scritto 65. Bambini, io ho fatto così perché ho detto un cornetto di quelli là piccolini e 26 carboidrati, di quelli là che compra al supermercato, la bomba sicuramente sarà almeno 40, io ho pensato, eh. Non lo so perché Did Plus non mi prende internet, non l'ho potuto vedere, sennò su Did Plus trovo tante informazioni interessanti. Ma la bomba, sai, è una cosa di pasticceria, chi la fa più grande, chi la fa più Sì, piccola, chi la fa più zuccherina. Sì, lì ha fatto troppo zucchero. Quello della misura, quei cornetti della misura che prendevamo, ti ricordi, 26 grammi di carboidrati, Era la quindi prima cosa. ci potevi proprio Contare. contare. Infatti abbiamo cominciato Rimaneva là, dritto dopo la con questi colazione. cornetti della misura, abbiamo Poi cominciato là a mangiato, buoni. capire qual era il Mamma ti rapporto dico, insulina-carboidrati di Alessandro la mattina, che era molto diverso ed è ancora molto diverso rispetto a pranzo e alla cena. E quindi noi, siccome avevamo prima capito qual era il rapporto insulina-carboidrati del pranzo, non riuscivamo a capacitarsi che per colazione invece ci volesse un botto più di insulina. E invece, partendo da una colazione fissa con i cornetti, di volta in volta abbiamo aumentato ogni giorno la quantità di insulina, e fino a che abbiamo trovato l'equilibrio.
Però all'inizio ci sembrava incredibile far così tanta insulina, invece per la mattina ci voleva molta più insulina. Io ancora non avevo capito che la mattina poteva essere molto diverso rispetto al pranzo. Pensavo semplicemente che la mattina era impossibile. Dico, boh, la mattina non si può senza avere iperglicemia, pensavo. E invece poi dopo abbiamo scoperto che se azzecchi il rapporto insulina carboidrati e pesi bene, ma più delle volte abbondare un pochino con l'aiuto del lettore continuo di glicemia, perché senza quello non provate mai a mettere più insulina, perché poi non la potete controllare attimo per attimo. E dai tipo, certo. Perché ci sono dei momenti che sembra che rimane abbastanza stabile, poi prende e precipita. E allora bisogna essere pronti con un succo, però in quel caso mai vedrete i picchi glicemici. Invece noi l'abbiamo visto diversi, perché abbiamo cercato di non privarlo mai delle cose che gli piacevano. Abbiamo cercato di mantenerlo tranquillo, sereno, che se comincia a dire no, 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 secondo me poi scadere una fame diversa dopo. Ecco. O un accanimento al cibo che lui non ha. Lui è rimasto qua da prima, ce l'ha avuto quel periodo e basta. Però il problema è che quando dai poca insulina, purtroppo c'è uno sbalzo glicemico alto, e allora poi dopo si vive male quel momento, e è chiaro che poi non sei pronto dopo la sera a dire sì, te la riprendo, la ciambella te la ridò, o quelle cose che fanno sempre. Cioè, tu non fai queste brutte esperienze, perché se parti vuoto di insulina, che il corpo è vuoto, quando tu ci metti dentro un carboidrato, basta una fetta biscottata e impazzisce. E per trovare l'equilibrio, in modo che il corpo ci abbia la sua giusta quantità di insulina, richiede tante prove, tanti esperimenti. E uno dice no, non voglio fare gli esperimenti, anche perché poi con l'insulina gli esperimenti sono pericolosi. Però bisogna, non c'è niente da fare, bisogna andare per piccoli tentativi, per piccole conquiste, tentando di mettersi in pericolo meno possibile. Perché quindi tutte queste cose qua vanno fatte, bisogna capire quando è che il bambino ad esempio è sotto controllo. Tipo, se il bambino ti va al parco, allora non è il momento di fare l'esperimento. Se invece tu sai che avrai il bambino, che ne so, vicino a te nelle prossime 3 ore, allora, e avrai comunque il sensore, tutto quello che serve per controllarlo nelle prossime 3 ore, allora puoi provare ad aumentare la dose rispetto a quello che fai di solito, o a variare qualcosa per vedere se si può migliorare o meno. Allora, vogliamo vedere quant'è la glicemia ancora di Ale? Da là, perché io non ricevo. Sì, non riceviamo, che non c'è internet, no, quindi quello di Ale. Vedete, non si è impennata tanto, qua. Io okay. non ho preso l'ora, guarda, 90. Niente, la vediamo qua allora, da qui, dal volo. Ah, ok. Guarda un po' tu, Daniele, quando abbiamo fatto il volo. Ultimo. Oggi è molto lo guardo io, raga. Scusa, ma oggi è tutta una cosa. Ultimo volo 8:31. Adesso sono le 8:56. Quindi il volo l'abbiamo fatto 31, 41, 51, 25 minuti fa. Ecco, volo fatto 25 minuti fa, è passato da 82 a 90. Secondo me adesso poi arriva, perché c'è il ritardo, quindi i primi 10 minuti c'è il ritardo del sensore, e poi ci sono 8 minuti che è il tempo minimo per assorbire una qualsiasi forma di zucchero. Quindi lo zucchero ci mette minimo 8 minuti. Quindi in questo momento comincia ad arrivare, questo è proprio l'inizio in cui comincia ad arrivare tutti gli zuccheri che ha preso. E quindi secondo me nei prossimi minuti vedremo la curva impennarsi, ma io credo non oltre i 140-145. Poi dopo vedremo se ho ragione o meno. Vediamo, Ale ha voluto spostare il miau miau sul braccio, eccolo. Abbiamo usato un piccolo cerottino sotto, qui lo sagomato, e un piccolo cerottino sopra per tenere. Bambini, metti in pausa, ragazzi, così almeno vediamo insieme questa grande avventura. Siamo arrivati a 35 minuti, 9:06, 128. Vedete che si sta impennando proprio, questo è il momento degli zuccheri dopo 35 minuti. Allora, però, secondo me tra un quarto d'ora si ferma la salita e vediamo
a quanto, questo è il grafico, vedete, era stabile e poi si è fermato, sta in questo momento a 128, però guardate che salitone, 20, più 23, questa sta salendo tutti insieme, la pasta e anche il cappuccino contemporaneamente. Smello perché vediamo, è andata bene il bombolone, oppla, sta cascando, bombolone con la crema, ecco Ale che sta facendo il bagno, eh. Vediamo che è 88, ma vi faccio vedere il grafico, perché era venuto abbastanza stabile, era salito molto velocemente, ha avuto un picco velocissimo però diciamo a 170, però poi è sceso immediatamente a 140 e poi si è stabilizzato qua intorno a 88. Marshmallow, dagli le due, perché tanto sì. Vedete sto calo? Il calo è proprio mentre entrate in acqua. Entrate in acqua 20 minuti fa e è iniziato immediatamente il calo, se no era stabilissimo, era stabile. Quindi adesso di nuovo in calo, ma lo sappiamo già che Alessandro ogni volta che entra in acqua ha ai suoi cali e quindi eccolo qua. Mamma gli sta dando marshmallow. Ok, anche ancora se non è in ipo, però sappiamo che l'acqua perlomeno i primi 70 lo scala tanto, poi dopo si stabilizza, non so com'è, ancora devo capire bene la logica della piscina. Va bene, comunque operazione, la prima operazione, allora vi faccio vedere, era completamente superata le due ore, le due ore erano superate perché sono le 10:45, quindi avevamo superato le sì, una o due ore, sì avevamo fatto due ore e con 90 stabile, vedete com'era stabile? Proprio stabile, poi il calo dopo che si è tuffato in acqua, eccolo qua, quindi l'operazione bombolone con la crema è venuta bene, ciao mi dici.